Francesimo, l'arrivo del Novecento, di Paolo e il suo pittore, e l'opera più importante del Novecento. E naturalmente questa straordinaria pala che Gregorio XV vuole va in prospettiva del Giubileo ed è destinata all'altare di Santa Petronilla. Però lui nasce qui guardando un quadro fondamentale di vivere in un paese che è Cento, che è una piccola cittadina, molto orgogliosa anche oggi, molto orgogliosa. Noi la vorremmo portare davanti a questo però. Lui già dimostra la sua teatralità, il suo anche guardare il corpo umano, ma non ancora attraverso la scultura classica, ma attraverso l'osservazione del dato naturale. Ma quello che lo introdurrà a Roma è questo quadro, perché questo quadro, questo mostro di natura, scrive Scipione Borghese, quando arriva a Roma, noi lo aspettiamo a Roma. Estra per guardare questa scena, questo cavallo domestico che Guercino può vedere a Cento. E adesso entriamo nella villa Ludovisi, nel Casino, che è questo gioiello della 600. Entrava perché naturalmente qualsiasi famiglia papale doveva dimostrare splendore e magnifico. Noi abbiamo cercato di rendere quasi tutte le sale, il dialogo tra la pittura. Che ne dicano le fonti, i due non erano rivali, ognuno andava per la propria strada. Cino, questa è la cosa strana, chiede a Guido Reni, che è il più grande in assoluto nome in questo momento, chiede a Guido Reni, che già aveva lavorato per i padri trinitari, di eseguire per il Giubileo del 1625 questa pala d'altare. Scoperta il museo, grazie all'intermediazione terribile sulla... È solo espressione, solo emozione, non c'è neanche corpo, è tutta spiritualità. Questa luce è un dialogo tra lui, tra Mosè che si è formato. Perché vicino uno a caso, sono tutti uno più bello dell'altro, no? Enna, Schifani inaugura il nuovo polo didattico della Scuola di Medicina della Core. La nuova struttura per la didattica rappresenta un'opportunità di arricchimento dell'offerta formativa che salutiamo con estremo favore. Rivolgo agli studenti la mia esortazione a impegnarsi con passione e a mantenere sempre libertà di pensiero ed azione nel prestare un servizio essenziale ai cittadini quando eserciteranno questa bellissima professione. Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo questa mattina all'inaugurazione del polo didattico della Scuola di Medicina all'Università Core di Enna all'interno del complesso ospedaliero Umberto I. La realizzazione di questa struttura, ha aggiunto il governatore, si inserisce all'interno di un tema più ampio, l'accesso libero alla facoltà di medicina voluto fortemente dal ministro Anna Maria Bernini, che condivido pienamente. Sul numero chiuso stiamo pagando le conseguenze della programmazione sbagliata effettuata in passato, perché la carenza di medici in Sicilia, e più in generale nel Mezzogiorno, è dovuta anche a ingressi programmati troppo stringenti. La Regione, ha aggiunto Schifani, sta reclutando anche medici stranieri con un bando aperto e il mio governo è impegnato a potenziare le strutture sanitarie su tutto il territorio, anche con i fondi del PNRR, mantenendo tra le priorità la riduzione delle liste d'attesa. Un obiettivo che vogliamo perseguire anche con il supporto della sanità privata e sul quale misureremo i manager della sanità pubblica secondo criteri molto precisi. Il tumore del fegato è una delle sfide più importanti che il nostro sistema sanitario si trova ad affrontare. Rappresenta una preoccupazione significativa per la salute pubblica, come evidenziano i numeri legati all'incidenza e alla mortalità. Il contrasto e la cura dell'epatocarcinoma richiede un forte impegno collettivo, che è di carattere sanitario e culturale. La nostra regione può vantare eccellenze che possono rappresentare un modello nel trattamento e nella cura. Lo ha detto l'assessore regionale alla salute, Giovanna Volo, che questa mattina a Villa Amalfitano, a Palermo, ha partecipato al convegno sul tema epatocarcinoma, prevenzione e cura, organizzato dalla rivista specialistica AZ Salute e dal Giornale di Sicilia. È fondamentale, ha aggiunto l'assessore, riuscire a creare una rete assistenziale articolata e integrata, in grado di mettere sempre il paziente al centro del percorso terapeutico. Insieme a una diagnosi precoce, reputo essenziale uno sforzo di tipo culturale sugli stili di vita, per prevenire quei comportamenti che possano favorire l'insorgere dell'epatocarcinoma.
Allo stesso tempo, è indispensabile informare i cittadini per diffondere la consapevolezza dell'importanza di effettuare controlli periodici. La Regione è pronta a fare la sua parte, nell'ottica di una sinergia con quanti sono impegnati ogni giorno su questo fronte. Una targa di ringraziamento e una petizione per la concessione della cittadinanza italiana per meriti speciali. Ieri, prima dei lavori del proprio Consiglio Generale, la CISL di Catania ha dedicato un momento speciale ad Angela Isaac, la giovane lavoratrice nigeriana, che sabato 19 ottobre salvò in via Etnea un rider travolto dalla furia delle acque per il nubifragio. Promotori dell'iniziativa, la segreteria generale della CISL catanese, con il segretario Maurizio Attanasio, Lucrezia Quadronchi e Rosario Portale e l'ANOLF Catania, associazione oltre le frontiere aderente alla CISL, presieduta dal suo presidente, il legale Alessandro Schinco, alla presenza del neo segretario generale della CISL siciliana, Leonardo Lapiana e di Monsignore Luigi Renna, arcivescovo metropolita di Catania e del parlamentino della CISL. Monsignor Renna, nel ricordare il gesto della giovane nigeriana, l'ha paragonato alla parabola del buon samaritano che, da straniero, alla vista del ferito non andò oltre come fecero altri, ma lo soccorse. Inoltre, l'arcivescovo ha espresso la volontà di poter essere il primo firmatario della petizione che CISL e ANOLF hanno lanciato ieri, indirizzata al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, perché venga concessa ad Angela Isaac la cittadinanza italiana per meriti speciali. I carabinieri, su indicazione del Comando Provinciale di Catania, hanno rinvenuto nelle campagne di Mirabella Imbaccari, quasi al confine con il comune di San Michele di Ganzaria, un contenitore di plastica contenente 350 grammi di marijuana. Inoltre, hanno rinvenuto un bilancino di precisione e, soprattutto, una pistola a tamburo calibro 38 senza marca né matricola, perfettamente funzionante e letale. Quanto trovato è stato, naturalmente, sequestrato e l'arma inviata al laboratorio dell'RIS di Messina per gli esami necessari a verificare un suo eventuale utilizzo precedente. Con questo sequestro, sia l'arma che la droga sono state tolte dalla disponibilità dei malviventi e dal mercato illegale, contribuendo così a ridurre i rischi per la sicurezza pubblica. Le previsioni meteo per venerdì 1 novembre di Globus Television. Venerdì, regime di alta pressione sulla regione. Giornata con generali condizioni di bel tempo, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutta la Sicilia. Temperature massime fino a 24 gradi, valori notturni in diminuzione.